Un saluto da Alberto Santi e benvenuti allo Stadio Ricci di Sassuolo per Inter-Roma, seconda semifinale scudetto. Inter-Roma, siamo allo Stadio Ricci di Sassuolo, il primo pallone della partita verrà toccato dall'Inter. Si comincia! Greco, mezzo per Pezzale, adesso però la Roma che riparte, Darbo è esposto, il pallone salta, secco Rizzo, chiude Gavioli, la palla torna a Pezzale che calcia ancora, Dekic, risposta corta, Seller traversa, palla ancora lì e alla fine calcia in tribuna Greco, si salva l'Inter. C'è il taglio di Colidio, gli porta il blocco a Rizzo, Colidio finisce giù, calcio di rigore per l'Inter. Fischia l'arbitro, parte Colidio con il destro. Che brivido, ma la palla in porta, Inter 1, Roma 0, al 24esimo ha segnato l'argentino, Facundo Colidio, quando conta, segna sempre. Prova ad andare via, riesce ad evitare Corrado, poi Dorazio, palla morbida per Cangiano in area di rigore, calcia con il destro, Dekic rimane in piedi e gli sbarra la strada. Parodi, di nuovo per Pezzella, 1-2 in area, Parodi di tacco, Pezzella alto. Ora si chiude qui il primo tempo con questo ultimo tentativo da parte di Pezzella, quello che ha cercato più volte alla conclusione, ma probabilmente anche lo stesso che ha trovato meno volte la porta. Tutto pronto per i secondi 45 minuti di Inter-Roma, si riparte dell'1-0 firmato da Colidio. Ancora per Salcedo, si butta nello spazio Schirò, è messa male la Roma, sta arrivando qualcuno anche dell'Inter. Salcedo, uno contro uno, va sul destro, Salcedo, palla per Esposito, Esposito controlla, calcia in diagonale, colpo da biliardo, colpo da finale, segna Esposito, 2-0, contropiede, perfetto, 2-0 Inter. Con un raso terra semplicemente perfetto. Esposito chiama palla, se la fa dare, controlla, gli rimane un po' sotto, fa un piccolo tocco extra per metterla un po' più in là, poi spara in diagonale. Greco non può niente, contropiede Inter ed è 2-0. Vergani prova a sfondare centralmente, Vergani di tacco, gran palla, Schirò sul fondo. Si mangia il gol del 3-0. Altro possibile contropiede Inter. Ci pensa Esposito, filtrante per Schirò in area di rigore, messo giù, calcio di rigore per l'Inter. Calcio di rigore per l'Inter. È sbucato Schirò, rosso per Carnielutti. Esposito contro Greco, secondo rigore per l'Inter. Parte Esposito, destro a incrociare potente, Inter 3 Roma 0, la strada è segnata, venerdì sera al Tardini contro l'Atalanta per il terzo scudetto consecutivo. 3-0 con Esposito che batte anche un grande rigore, uno dei trascinatori principali dell'Italia Under 17, l'ultimo europeo, vice campione d'Europa. Fischia l'arbitro, prossimo appuntamento, Tardini di Parma per la decima finale primavera dal 2013, per la terza finale consecutiva. Dopo i titoli del 2017 e del 2018 l'Inter ci riproverà ancora dopo aver battuto la Roma in semifinale 3-0.